Radio 2 è davvero imbarazzata nel presentare Così parlò Zap Mangusta, storia della filosofia liofilizzata in pillole per uso strettamente personale. Il filosofo di oggi, il fuoriclasse del pessimismo cosmico, il pensatore più triste e più entusiasmante di tutto il panorama filosofico è Arthur Schopenhauer. Seconda parte. Altrimenti detto, Nirvana o Scioppi Agonia. Tifosi presunti, Giacomo Leopardi, Vittorio Alfieri, quello di Volli fortissimamente Volli, Tafazzi, Bartali, Giorgio Bocca e Aldo Grasso, il colonnello Kurtz di Apocalypse Now, da Cuore di Tenebra di Conrad, il post coitum in genere, Kurt Cobain, i masochisti e tutti quelli che a differenza di Leibniz pensano che questo è il peggior mondo possibile, ma pure tutti quelli a cui piace, cioè gli yogi, i santi, gli astinenti, i casti, i formigoni, i poveri per scelta e tutti coloro che ultimamente volontariamente guardano la televisione, più tutti quelli che alle elezioni non andranno a votare per, ma solo contro, e qui l'elenco si fa sterminare. Insomma, quei fortunelli di Fichte, Schelling e Hegel avevano vissuto durante i grandi cambiamenti della Rivoluzione Francese. E l'avevano pure sostenuta. E poi avevano anche assistito ai primi trionfi dell'era napoleonica. Mentre Schopenhauer invece... Lui nasce 20 anni dopo, non è altrettanto fortunato, vive nel periodo del fallimento di Napoleone, un periodo avaro di soddisfazioni e ricco solo di speranze infrante. Oggi diremo di grande crisi. Basta con questa parola, per favore, ne sento parlare da quando ero piccina, ma mi domando, c'è mai stato un periodo di vera prosperità e di espansione? Sì, anche se poi te lo dicono sempre dopo. E perché? Perché, non si sa perché, ma nessuno ti avverte mentre succedono le cose eclatanti, no? Come negli anni 60, che in giro non c'erano le 500, le 600, mica le Rolls Royce e le Ferrari, e però si faceva festa quando si comprava un frullatore, mica la Jacuzzi, quindi poi si è scoperto che quelli erano gli anni straordinari dei baby boomers, del boom economico, uno fa, ma va? Come? Come negli anni 80, che prima si diceva fossero i giorni grigi del riflusso del vuoto cosmico, sì. E da un po' di tempo in qua invece si è scoperto che quelli erano i meravigliosi anni 80, quelli dello sviluppo tecnologico, sì, e della televisione commerciale. Allora, guarda, è un parere del tutto personale, che magari scatenerà le rimostranze di molti quarantenni, però io devo dirlo, per me quella è stata la decade più brutta degli ultimi decenni. Tu dici, eh? Mica lo dico solo io. Cosa resterà di questi anni 80? Ma stavamo parlando di Schopenhauer, giusto? Giusto. Quello in cui vive Arthur Nirvana, detto agonia, è un periodo di vera crisi. La vita in giro non è mai stata così sgangherata e confusa. E perché? Ma perché in brevissimo tempo era finito un sogno, anzi due sogni, la rivoluzione e Napoleone. Ma perché le cose che finiscono inone sono troppo roboanti e quando cadono lo fanno col botto? La rivoluzione francese era fallita e col suo fallimento uguaglianza, libertà, fraternità si erano sbriciolate di colpo. E l'isola di Utopia aveva preso il largo ancora, un'altra volta. Oh, ma mai che si faccia raggiungere facilmente quel posto. E la speranza verso il futuro sembrava aver abbandonato tutta l'Europa. Ma in che anni siamo? Siamo nella seconda decade dell'Ottocento, anni in cui la speranza di un futuro luminoso si trasforma di colpo in un presente molto, ma molto nebuloso. Mi ricorda qualcosa, ma erano davvero così entusiasmanti gli ideali rivoluzionari? C'era una straordinaria voglia di un mondo nuovo, di azione. I soprusi dei nobili sembravano essere arrivati alla fine. Il popolo non era più diviso in classi, erano tutti cittadini con gli stessi diritti. E gli intellettuali si dedicavano finalmente alla creazione di qualcosa di veramente nuovo. Oh, quindi c'era un entusiasmo tipo 68? Di più! Anche se tutti quei nomi che poi hanno fatto la storia di quegli anni, Marat, Saint-Just, Danton, Robespierre, non sono arrivati nemmeno a 36 anni. Ma penso va, un po', dai! Più o meno. Oggi a quell'età forse trovi il primo impiego, forse. Stai a casa coi genitori perché gli affitti sono cari. Pure. E se ti tolgono il cellulare, per carità, ti senti perduto. Se ti dici che se qua ci mettiamo l'inno alla gioia di Schiller, si capisce che è ironico, no? E certo che si capisce, perché lo metti tu. La gente che si era lasciata attrarre dal miraggio della rivoluzione dopo il sanguinoso periodo del terrore, se n'era allontanata con disgusto. Qualcuno allora aveva affidato tutte le speranze di rinascita a Napoleone. Ma poi anche Napoleone, dopo aver seminato qualche milione di morti in Europa, si era dissolto lui, il cappello e la giubba, come un ghiacciolo alla menta. E tutti si sentivano annichiliti da quelle due finte speranze, giocate così in pochi anni sull'illusione e sulla pelle di tutti gli uomini.
era rimasto solo qualche romantico a sperare ancora nel futuro, giusto sì, lui? Sì, e le persone anziane invece si rifugiavano come sempre nel passato. Ma la maggior parte delle persone doveva vivere nel presente, e il presente era ovunque in rovina. Beh, deve essere stato davvero sconsolante. Si parlava solo di tre luoghi in quegli anni: Waterloo, Sant'Elena e Vienna. E sul trono della Francia sarebbe salito ancora un Borbone, così come se niente fosse successo. Mamma mia, beh, questa era la fine ingloriosa di tante speranze e di tanti sforzi. Come la storia umana non aveva mai registrato. E che fa la gente di solito in questi frangenti? E che fa? È indecisa, non sa se ridere e distrarsi per reazione, oppure mettersi a piangere. Sai che qualche volta capita anche a me? Lo so, per molti una tragedia di quella portata aveva il sapore quasi della commedia, per altri l'esatto contrario. Certo. Ma anche chi cercava di distrarsi sentiva in fondo all'anima la propria allegria che veniva soffocata dalla delusione. Ma almeno ci provavano, no? Ci provavano. In tutta Europa le speranze della gioventù si erano rivolte verso la giovane Repubblica Francese, sì. Poi verso il generale Corso, e chissà quanti di quelli che hanno lottato per quegli ideali poi sono caduti in depressione, poverini, già, no? Già, quelli che non sono morti, sì, ma allora se ne parlava poco di depressione. A proposito, hai visto i vestiti dell'imperatore? Sì, bellissimo. Bello. Film, sì. La gente era disorientata e in quei giorni di sofferenza molti, ma proprio molti, si rivolsero al conforto della speranza religiosa. Ti credo. Ma una gran parte di persone aveva perduto la fede, invece, e guardava al mondo in rovina senza alcuna visione consolatrice di una vita migliore. Beh, era un po' difficile credere che un mondo così disperato come lo videro gli uomini di quel 1818 fosse retto dalla mano di un dio intelligente e benevolo, Mefistofele, no? Mefistofele e i suoi diavoli avevano trionfato dappertutto, certo. Tutti i Faust d'Europa, poverini, adesso erano in ginocchio, annichiliti dalla disperazione. Quindi, filosoficamente, possiamo dire che Rousseau aveva smosso le zolle e Voltaire aveva seminato tempesta, possiamo, no? Possiamo dirlo, e che adesso spettava un malinconico pensatore tedesco cercare di far maturare il grano della saggezza attraverso il disincanto e il controllo degli impulsi di ognuno di noi. Arthur Schopenhauer. Lui, proprio lui. Arthur era un pragmatico pessimista, l'abbiamo detto ieri. Eh sì, e quindi che fece in quegli anni? Quindi portò la filosofia ad affrontare la cruda realtà della disillusione, cercando però di dirigere il pensiero umano verso le tecniche comportamentali necessarie per alleviargli un po' la sofferenza. E fu un'idea vincente? Fu un'idea folgorante, perché finalmente metteva d'accordo la teoria del pensiero con la pratica del comportamento. Era ora! E infatti, dopo Schopenhauer, la filosofia dell'Ottocento troverà sempre più difficile stazionare lassù nell'atmosfera atmosfere rarefatte delle dispute metafisiche. Ce n'è voluto, ma alla fine l'hanno capito sti filosofi, l'hanno che capito. Il pensiero senza un'azione non può sopravvivere a lungo. Schopenhauer apre gli occhi alla gente, gli presenta la potenza e la profonda forza dell'istinto, li attira e li coinvolge sull'importanza che hanno per noi le pulsioni più segrete, che la presuntuosa ostentazione della ragione di Hegel avevano declassato, quei risultati che adesso erano sotto gli occhi di tutti. Ecco, bravo Mangusta, parliamo dell'istinto, perché io sono dominata dall'istinto. Guarda, lo faremo a lungo lunedì. Come lunedì? Sì, ma come lunedì? Lunedì, perché il nostro tempo è scaduto e quindi noi ci prendiamo lunedì dalle 15 in poi, mi raccomando, come sempre su Radio 2. Nel frattempo, belle teste, godetevi la vita. A proposito, sul nostro blog potrete scaricare anche i podcast delle vecchie puntate. Il nostro blog, ve lo ricordo, è zapmangusta.rai.it.